Buonasera a tutti, bentrovati sulla striscia filosofica di Liberi TV, condotta da me e Luca Taddio in collaborazione con Nimesis Edizioni. Questa sera sono molto contento, con noi c'è Anna Longo, dottoressa di ricerca in filosofia, che vive a Parigi. Intanto la saluto, ciao Anna. Ciao. Allora, Anna è la curatrice di un libro che uscirà a breve, diciamo così, è in lavorazione per Nimesis Edizioni, che si chiama Il divenire della conoscenza, estetica e contingenza del reale, ed è stato pubblicato, verrà pubblicato sulla collana Nuovo Realismo ed è curato a quattro mani con Roberto Masiero. Però Anna, io ti chiederei se vogliamo cominciare di parlare un pochettino del libro, degli autori e dei temi che avete scelto di affrontare e anche il perché del titolo, che magari non sarà chiaro a tutti. Sì, allora, il libro è fondamentalmente una raccolta di saggi di filosofi internazionali, soprattutto americani, inglesi, francesi, e che ho tradotto e scelto perché fondamentalmente erano poco conosciuti in Italia per il momento, alcuni non mai tradotti, e più che stabilire una teoria filosofica precisa, si tratta più che altro di costruire un problema, e un problema costruito sotto varie angolazioni, quindi le persone coinvolte non corrispondono a una sola disciplina, ma si occupano di campi filosofici diversi e hanno tutti una storia particolare. E il problema che si tratta di costruire è quello che concerne la necessità e la contingenza, in un certo senso. Quindi il problema che si stava cercando di costruire in questa raccolta concerne il fatto che la scienza contemporanea, contrariamente alla scienza moderna, riesce a conoscere una realtà che, invece che essere completamente necessaria o completamente determinista, apre a una sorta di divenire, quindi a fenomeni di emergenza, per esempio, dove ci sono delle qualità che emergono rispetto ai dati quantitativi del livello di organizzazione inferiore. Ora, a questo punto, se la differenza tra estetica e scienza, tra conoscenza scientifica e conoscenza estetica, si faceva sul fatto che da una parte la scienza conosceva la natura sotto il suo aspetto necessario, mentre dall'altro l'estetica conosceva la natura sotto il suo aspetto di divenire, sotto il suo aspetto creativo, ora che la scienza non postula più questa necessità, cosa succede del rapporto tra le due discipline? E quindi abbiamo un po' cercato di raccogliere dei testi che, anche se non direttamente, affrontano un po' questo problema e si pongono delle domande relative a questo nuovo intreccio che può avvenire tra conoscenza estetica e conoscenza scientifica, nel momento in cui la conoscenza scientifica non è più una conoscenza del necessario, del determinismo assoluto. Senti, ci vuoi dire un po' degli autori che partecipano a questo Sì. Allora, abbiamo, per esempio, il libro si apre con un testo di Quentin Meillassoux, dove appunto si stabilisce la possibilità della contingenza del reale, e questo appunto è il primo passo per tutta la questione, quindi come conoscere una realtà che in sé è contingente. E poi abbiamo un testo di Jean-Marie Schaeffer, che si è molto occupato appunto del rapporto tra scienze cognitive ed estetica, e accompagnato da un testo di Isabelle Stengers, che appunto parla di questo problema che era soltanto filosofico, ovvero il problema della percezione, che è diventato in realtà un problema scientifico. Poi abbiamo un testo di un etologo francese che si chiama Dominique Lestel, che affronta il problema appunto dell'estetica nell'animale, e quindi nelle modificazioni dell'animale, nelle biotecnologiche dell'animale. Se no, poi si va su questioni un po' più etico-politiche, perché appunto poi il problema riviene anche lì, nel senso c'è una separazione netta tra scienza ed estetica, e quindi un'etica che in realtà non riguardava né l'una né l'altra. Con questo nuovo intreccio dei campi anche l'etica deve cambiare in un certo modo, quindi abbiamo Brian Massumi, per esempio, che parte da un discorso sugli affetti, sulla conoscenza tramite affetti, tramite affezioni,
e ne deriva tutta una teoria, se non proprio direttamente politica, che va in quella direzione lì. E, sì, questo è un po' grosso modo. Hai detto un sacco di cose, alcune sono parecchio complicate, perciò adesso magari cerchiamo un attimo di panare un pochettino la matassa. Senti, il libro andrà su questa collana che si chiama Collana Nuovo Realismo, che è una collana che nasce dall'esigenza di mettere un pochettino in piedi una serie di studi, di ricerche che hanno a che fare con questo fenomeno filosofico, culturale, da cui ormai da un paio d'anni si parla moltissimo, che è appunto il Nuovo Realismo, ed è diretta da Mario De Caro e da Maurizio Ferraris. Io ovviamente non so che tipo di ricezione c'è, se c'è del nuovo realismo in Francia. Tu come ti collochi rispetto a questa questione? Dunque, rispetto alla ricezione in Francia, esiste, però c'è tutta questa tradizione di strutturalismo, di post-strutturalismo, che è la base fondamentalmente, quindi qualunque cosa non faccia parte esattamente di questa tendenza qui viene recepita però molto lentamente, no? E, per quanto mi riguarda, sì, sono favorevole al bisogno di un ritorno del realismo, e di conseguenza sto un po' a vedere poi che succede in realtà, nel senso ritengo che sia fondamentale cercare di pensare la realtà in quello che è, e poi ancora un po' presto, no? Nel senso, a volte ci sono questi slogan che escono e non si sa bene poi come costruire in realtà tutto il sistema filosofico che dovrebbe sostenere, no? L'idea o la volontà. A proposito di pensare la realtà, no? Che poi ci sono vari modi di farlo, insomma, bisogna vedere poi appunto filosoficamente come è declinata questa cosa. Tu curerai anche un libretto molto piccolo di Meyassu, giusto? Sì. E lui ha un suo modo fare la realtà, giusto? Se ci vuoi un pochettino spiegare, parole povere, diciamo, per noi comuni mortali, che cosa vuol dire? Sì, allora, Meyassu fa parte di questo movimento più generale, abbastanza recente, perché è nato nel 2007, di filosofi, anche loro molto diversi, che si trovano riunificati sulla volontà di evitare il correlazionismo da una parte e quella che è la metafisica dogmatica dall'altra, pur nel tentativo di trovare appunto un principio assoluto di conoscenza. Ora Meyassu declina la sua particolare ricerca in quello che chiama materialismo speculativo, e alla base la sua teoria è quella di una contingenza assoluta del reale e del pensiero, e questa sua teoria si basa su quello che lui chiama principio di fattualità, che è questo principio sulla base del quale tutto quello che è reale deve essere contingente. Di conseguenza poi da lì si ricava tutto quello che può esistere e quello che non può esistere. Per esempio, l'essere necessario non può esistere. E di conseguenza poi deduce che tutto quello che è contingente deve essere matematicamente formalizzabile, e di qui poi ritrova la possibilità di avere una descrizione scientifica, appunto matematica, del reale. Senti, nella stessa collana in cui andrà il libro che tu hai curato, c'è già un libro, giusto, di Meyassu, che è Dopo la finitudine, giusto? Esatto. E a cui poi si aggiungerà, sempre pubblicato da Mimesis, quello lì che curi tu, che si dovrebbe chiamare Tempo senza divenire, giusto? Esatto, sì, praticamente questo libretto contiene un testo di Kenta Meyassu che abbiamo recuperato da una conferenza che ha fatto a New York, e che fondamentalmente mette giù i punti fondamentali che sono già stati espressi in Après la finitude, ossia dopo la finitudine, e calcando un po' di più il discorso su quello che è il principio di fattualità o il problema di questa conoscenza, per esempio, di un passato talmente passato che non poteva avere alcun testimone, no? Giusto per creare questo paradosso per cui tutte quelle filosofie che si basano sulla dipendenza della conoscenza o del reale dal soggetto cadono.
perché non poteva esserci alcun testimone per quella realtà che comunque viene descritta dalla scienza. Quindi partendo da questo paradosso, da questa aporia, viene sviluppato il sistema. Quindi questo tempo senza divenire è il tempo in cui le leggi stesse della natura appaiono in maniera assolutamente contingente, in maniera fattuale in un certo senso, ma descrivibile matematicamente. Senti, giusto per fare capire a chi ci ascolta che cosa intende lui con questo tempo che non aveva testimoni, lui fa sempre dei fossili, no? Esatto. Allora, il problema è quello, lui lo chiama problema dell'arcifossile. E praticamente l'arcifossile è questa testimonianza, ma non proprio una testimonianza, è questa realtà passata, ma talmente passata che precede qualunque coscienza che possa averla percepita. Di conseguenza, tutte le filosofie che si basano su una realtà che dipende dalla coscienza del soggetto non possono descrivere questa realtà che nessuna coscienza ha mai potuto percepire. Ora, il fatto è che la scienza in realtà ci parla di questo mondo che è esistito precedentemente a qualunque testimonianza umana. Quindi la domanda fondamentale è: com'è possibile conoscere una realtà che precede ogni testimonianza? Quindi bisogna assolutamente avere una possibilità di conoscere la realtà indipendente dalla coscienza soggettiva. E quindi il realismo per Meyassu è fondamentalmente questo, quello di descrivere una realtà come indipendente dal soggetto che la percepisce. Se tu dovessi provare, in realtà quello che ti sto chiedendo di fare, perché dovrai provare a farlo, di spiegare a chi diciamo non ha troppe conoscenze filosofiche che cosa si intende per realismo speculativo nel modo proprio più semplice, come lo spiegheresti a una persona che appunto non ha mai studiato filosofia? Allora, la speculazione in questione è una speculazione che vuole evitare nello stesso momento sia tutta quella che è la filosofia correlazionista, e Meyassu definisce correlazionista ogni filosofia dove è il soggetto o le categorie soggettive che interpretano la realtà, quindi una realtà che dipende da quello che possiamo dire della realtà, e intende evitare nello stesso tempo quella che è la metafisica dogmatica, quindi la determinazione di un principio di ragione, ovvero una causa prima, una qualche causa trascendente che determina poi tutta quella che è la realtà. Quindi fondamentalmente sì, si tratta di conoscere la realtà nel suo non essere necessaria e nel suo non essere dipendente dal soggetto. E senti, tu come curatrice di questi lavori che abbiamo detto, sia la tua attività filosofica, indipendentemente da quella di curatrice di questo libro, come ti poni rispetto all'approccio di Meyassu o anche del realismo speculativo più generale? Allora, io sono d'accordo con l'obiettivo generale, ovvero sono d'accordo sul fatto che sia importante in questo momento superare la filosofia correlazionista, e sono d'accordo sul fatto che non bisogna ricadere nella metafisica dogmatica, e approvo il fatto che si cerchi di ristabilire un principio di conoscenza che sia assoluto. Ora, il modo di farlo, personalmente lo ritengo che la scienza della complessità, per esempio, possa darci degli strumenti molto validi che forse sono un po' trascurati generalmente. E quindi sì, si tratta di riflettere effettivamente a come costruire un sistema completo che consenta di evitare nello stesso tempo il correlazionismo e la metafisica dogmatica. Senti, è abbastanza chiaro per chi non ha mai sentito queste cose, secondo me, adesso cosa intendi tu, cosa si intende in generale per filosofia correzione, scusami, anticorrelazionista. Okay. Perché sennò sto qui a impappinarmi per un'ora e mezza. Invece è meno chiaro metafisica dogmatica, secondo me.
Allora, per metafisica dogmatica, Meiyasu intende tutta quella filosofia che stabilisce un principio di ragion sufficiente. Quindi ogni volta che viene stabilita una causa prima, che determina tutto quello che poi in realtà succede nel mondo, quindi non so, un sistema spinosiano, per esempio, incarna perfettamente un sistema metafisico dogmatico, nel senso che esiste una causa prima, tutto il resto ne dipende in maniera assolutamente necessaria, poi dipende se lo sappiamo o meno. Senti, a proposito della discussione che abbiamo fatto adesso, anche del nuovo realismo che abbiamo citato, oggi si parla molto spesso di fine del postmoderno, del fatto che il postmoderno abbia fatto un'epoca, che vada sostituito con un nuovo approccio che appunto sia quello realista in una qualche forma, e che appunto ancora bisognerà poi capire qual è, perché probabilmente nel postmoderno ci siamo ancora dentro, in pieno. Tu come ti poni rispetto a questa idea di sganciarsi dal postmoderno, e quale pensi siano state le derive, se ci sono, etiche, politiche di una cosa come il postmoderno? Dunque, sì, beh, sono d'accordo sul fatto che sia necessario superarlo, questo postmoderno. Poi ovviamente ha avuto le sue motivazioni per esistere, no? Nel senso che stabilire un principio assoluto di verità è qualcosa che è molto pericoloso in sé, quindi è comprensibile che si cerchi di evitare di imporre una verità del genere nel momento in cui diventa una responsabilità molto grossa. Quindi tu dici, tuttavia, per farci capire, tu dici il principio assoluto, quindi tu dici l'emancipazione politica del postmoderno, cioè l'idea che se c'è una verità assoluta potrebbe anche essere quella dei totalitarismi, per esempio, intendi questo? Sì, fondamentalmente in realtà il problema è quello, è che se si evita di stabilire una verità assoluta, poi si può dialogare su opinioni diverse, no? Mentre se si stabilisce una verità assoluta, poi diventa più complicato. Tuttavia rimane un problema di limitazione, credo, no? Nel senso che stabilendo che non è possibile conoscere alcun principio assoluto, cioè lasciando che la filosofia si fermi a quelli che sono i discorsi, a quelle che sono le opinioni, si lascia la via aperta a quello che è l'irrazionale, ovvero con la fede comunque ci puoi arrivare, o con l'irrazionale comunque ci puoi arrivare. Di conseguenza una filosofia come la filosofia postmoderna, che non discute di problemi assoluti, si ritrova senza i mezzi per combattere quello che è tutto l'irrazionalismo, che invece arriva a questo assoluto che viene dato come non razionalmente conoscibile. Quindi il problema fondamentalmente è quello. Come immagino avrai capito, il nostro è un programma che è visto anche da gente che di filosofia da poco, diciamo che è poi anche una finestra per scoprire qualcosa sugli argomenti filosofici. Quando quando nel libro si dice che la conoscenza estetica, okay? Che cosa si intende per conoscenza estetica? Perché l'uomo della strada potrebbe pensare a tutt'altro rispetto a quello che potete dirci, secondo me. Sì, allora, come conoscenza estetica intendo più che altro una conoscenza che si basa sul sensibile piuttosto che sul razionale. Quindi tutto quel processo di sentirsi in accordo o in disaccordo con il mondo, che precede ogni valutazione di calcolo, fondamentalmente. E questo appunto faceva la distinzione tra quello che era una scienza, che si occupava appunto del calcolo e determinazione razionale, e quella che poi invece era l'estetica, che conosceva in una maniera diversa, in maniera più intuitiva, o se vogliamo più di partecipazione forse nel reale, no? Che di riflessione razionale sul reale. Quindi per quanto riguarda il rapporto tra le due, si tratta appunto di vedere quanto effettivamente
quella che è una conoscenza razionale non dipenda da una conoscenza sensibile, da un accordo, da un disaccordo con il reale che precede la possibilità di un calcolo. Io intanto credo di essere riuscito a dire correlazionalista, ho provato, ma dovevo riuscirci prima della fine della puntata. Senti, a proposito di fine della puntata, siamo già passati 20 minuti e quindi il tempo stringe, e di solito, come forse sai, sia io che Luca tendiamo anche a chiedere quali sono gli argomenti di ricerca della persona che intervistiamo, cioè oltre il libro in oggetto, che poi è l'occasione per cui facciamo questa chiacchierata per la Striscia Filosofica, anche in generale tu attualmente come filosofa di cosa ti stai occupando e quanto appunto i tuoi argomenti di ricerca si incastrano e hanno a che fare, come ovvio, anche con quello di cui ti sei occupata come curatrice. Ma in realtà coincidono, nel senso che mi sto veramente occupando del rapporto tra conoscenza estetica e conoscenza scientifica, però lo declino più sulla teoria della complessità, cioè mi interessa capire come queste emergenze di livelli qualitativamente differenti rispetto a livelli inferiori, che sono fatti di quantità fondamentalmente, possa condurre a una conoscenza ontologica del reale, non soltanto in quanto quantitativo, ma anche in quanto qualitativo. E quindi questa introduzione del problema qualitativo nella scienza mi interessa molto. E senti, visto che hai tirato in ballo la teoria della complessità, e anche in questo caso, come potrai immaginare, non sarà esattamente la cosa più conosciuta da grande pubblico, giusto per capire se ci sono dei riferimenti bibliografici che puoi consigliare per chi volesse provare ad approcciarsi, diciamo, oltre ai testi, immagino i testi classici, Moren, Prigogine, piuttosto che, non so, sei tu l'esperta. Ma allora, io ho imparato tantissimo da Stuart Kaufman, prima di reinventare il sacro. E poi c'è un altro filosofo che mi piace molto, che si chiama Mario Bunge, non so esattamente se si pronuncia così, comunque è un argentino, e sta facendo mette molto in chiaro quello che sono i problemi della filosofia contemporanea. Lui non la chiama esattamente filosofia della complessità, ma resta su una scienza contemporanea, ed è molto chiaro, molto... si impara molto, insomma, nel senso, su quello che è, per esempio, il cambiamento del concetto di causalità, su quello che è il cambiamento del concetto di determinismo, su quello che è una legge della natura, perché a volte non si sa bene neanche cosa sia una legge della natura, no? Su una legge della fisica. E quindi sì, consiglierei la lettura. E senti, non so se lo sai, se è un tuo potere saperlo, quando dovrebbe uscire l'antologia di cui abbiamo parlato stasera? Allora, penso che sia stata mandata in stampa in settimana. Quindi diciamo che sarà reperibile nelle librerie. Ma non so, forse tra 10 giorni. Non lo so. Ma tra poco comunque è in stampa. Non so quanto tempo ci metto. Te lo chiedo perché, visto che abbiamo parlato di un libro che deve essere pubblicato e non di un libro che è pubblicato, se qualcuno, sì, diciamo, no, tra poco. Sì, sì, no, il processo è iniziato, è stato confermato, e sì, processo di stampa. Sì, 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 no, certo. E, insomma, diamo il riferimento, dallo tu, il riferimento bibliografico preciso del testo che esce, il titolo è Divenire della conoscenza. Divenire della conoscenza, estetica e contingenza del reale. Curato col professor Roberto Masiero. Quindi curato da te e da Roberto Masiero. Senti, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Come tutti sanno, noi più o meno ogni due venerdì, qualche volta anche due venerdì di seguito, con Luca facciamo delle chiacchierate filosofiche su dei temi legati a delle nuove pubblicazioni per le stesse edizioni. Io stasera sono davvero contento che è stata con noi Anna, perché a parte il tema interessante, credo che hai detto un sacco di cose complesse, ma le hai fatte capire a tutti, quindi è sempre un piacere trovare persone che riescono a spiegare cose difficili in modo semplice, secondo me. Grazie. Quindi grazie, e ci ritroveremo poi con la Striscia Filosofica tra un paio di settimane.
Grazie Anna, ci risentiamo presto. Grazie a te, ciao. Ciao a tutti.